Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Appunti di Viaggio, che è il secondo della miniserie che appunto vorrei portarvi riguardo alle vacanze estive, alle po varie possibilità in giro per l'Europa principalmente. In questo caso parleremo delle migliori spiagge urbane in Europa per l'appunto. Queste cinque destinazioni, che sono peraltro tutte capitali, sono il giusto compromesso tra il relax in spiaggia e la vita cittadina, quindi con le varie attrazioni turistiche, musei e vita notturna anche. Quindi cominciamo subito. La prima destinazione infatti è Varsavia, che appunto offre una spiaggia urbana in cui potete trovare sia il relax e il prendere il sole, ma potete anche andarci la sera per magari qualche evento, proiezione di film, un concerto, un falò notturno. Ma non è tutto qui, perché c'è anche della natura vicino a questa spiaggia e potete trovare molti animali selvatici, come addirittura delle lontre o dei cinghiali. Seconda meta è Lisbona. In realtà la spiaggia urbana si trova a circa mezz'oretta di treno dal centro città, ma è assolutamente consigliata perché oltre ad avere il relax in spiaggia avete la possibilità di scegliere se farvi il bagno nell'oceano oppure usare la piscina oceanica, che è un pochino più calda dell'appunto del mare aperto. In zona avete anche un castello medievale che, se volete, potete visitare e una serie di ristoranti e bar, appunto, in cui potete prendervi un aperitivo o fare un pranzo o una cena, appunto, in riva al mare. Terza destinazione è Londra, in particolare, appunto, nella zona di Southbank è stata creata una spiaggia artificiale in cui potete godervi la vista sul Tamigi. È in pieno centro, quindi magari non è proprio l'ideale posto per rilassarsi e staccare la spina dalla città, però comunque potete trovare dei piccoli baretti in cui magari sorseggiare un cocktail prima di continuare la vostra visita. Inoltre questa spiaggia ospita vari eventi come concerti e mostre, quindi è assolutamente da visitare. Quarta meta è Praga. Non è decisamente una città di mare, ma hanno appunto creato una spiaggia urbana con oltre 200 sdraio, una piscina mozzafiato e una lunga serie di aree attrezzate per fare vari sport, che possono essere il badminton o il beach volley durante il giorno. Durante la serata invece la spiaggia si anima con feste, concerti, eccetera, e rendono appunto la spiaggia un luogo perfetto di ritrovo e di relax sia per abitanti che per i visitatori. Quinta destinazione, forse la più consigliata, è Vienna. Questo perché c'è un'isola sul Danubio che è stata trasformata in una appunto spiaggia urbana e è super attrezzata con ovviamente la parte di spiaggia, quindi vera e propria. Ci sono vari percorsi, vari sentieri, sia per i ciclisti, sia per corridori o per fare una passeggiata. Ci sono diverse aree attrezzate per picnic, barbecue, campi da gioco, eccetera. Ci sono ovviamente i vari negozi e i vari bar. E soprattutto i negozi sportivi offrono anche dei corsi in particolare di sport acquatici. In più quest'area è una riserva naturale e ospita diverse piante e animali che sono protetti. Quindi in quest'area di Vienna potete avere un'esperienza a 360 gradi. Quindi con Vienna si conclude questo secondo video. Se non avete visto il primo di questa miniserie, vi lascio la scheda che dovrebbe comparire qua sopra. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo. Se non siete iscritti, iscrivetevi attivando anche, se volete, la campanella per avere una notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Se siete stati in qualche spiaggia urbana di quelle che ho nominato o se ne conoscete altre, lasciate un commento qui sotto facendomi sapere appunto le vostre impressioni. In descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi anche al di fuori dei video di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!